Da lato monte a lato mare saranno spostati i parcheggi lungo via Bassani-Pavone, la strada che costeggia e conduce alla stazione centrale, a 3 mesi dall'ordinanza del comune di Pescara che aveva suscitato critiche e disagi. L'amministrazione apporta le modifiche al via i lavori da stasera con le strisce blu che entro mercoledì saranno sistemate dall'altro lato. Ma per l'assessore Adelchi Sulpizio non si tratta di un dietrofront del comune, quanto di modifiche che vanno, dice, di pari passo con i lavori delle aree di risulta. Accadrà quello che avevamo detto sin dall'inizio, che la nostra è una sperimentazione in questo senso e tutte le sperimentazioni possono apportare nel corso dell'istituzione, in questo caso i due sensi unici, anche ulteriori opere di miglioramento. In questo senso abbiamo monitorato il traffico, siamo soddisfattissimi perché, ma ce lo dicono anche i nostri cittadini, concittadini di Pescara, perché in realtà il traffico lo stiamo verificando anche adesso, defluisce e defluisce bene al contrario di quello che avveniva prima. Andremo a fare ulteriore miglioramento, nel senso che i posti auto che prima erano sul lato della stazione, quindi dal lato monte andando sul lato mare. Questo consentirà da una parte di avere un miglior accesso ai posti. Apro parentesi, questo è dovuto anche al fatto che queste opere vengono anche modificate sulla base dell'andamento anche dei lavori che arrivano sull'area di risulta. E poi contestualmente avremo ben 3 corsie, quindi avremo un'ulteriore corsia al fine di semplificare ancora di più il traffico su quest'area. Lavori al via già da stanotte, se non sbaglio, per quanto riguarda le strisce blu, perché si passerà, lo ha detto lei, dal parcheggio lato Monti al parcheggio lato Mare lungo via Bassani-Pavone. Sì, questa notte inizieremo con i lavori, noi contiamo anche fra questa notte, lavoreremo in notturna proprio per non dar fastidio ai cittadini, proprio per non ingolfare un'arteria veramente importante per la nostra città, quindi i lavori verranno fatti, come giustamente ricordavi, questa notte e se non termineranno anche la successiva notte, nel momento in cui verranno conclusi vedremo questa nuova arteria. Ma dopo le polemiche delle settimane scorse, c'è stato dunque o meno un passo indietro da parte del comune? Ripeto che anche non c'è alcun dietrofront da parte di questa amministrazione, è soltanto un miglioramento che su qualcosa che già funziona bene, ce lo dicono i dati, l'abbiamo riscontrato adesso anche te, in questo senso, per migliorare ulteriormente una viabilità che già funziona. Quando si potrà dunque tornare a parcheggiare qui lungo via Bassani-Pavone? Ma penso che già da dopodomani, mercoledì, già saranno, nella mattinata, già potranno usufruire dei nuovi parcheggi.